La pandemia presenta il conto. Nel 2020 è aumentata la povertà. Agli sportelli Caritas il 7% di persone in più. Disoccupati, padri, madri di famiglia spinti dalla crisi sociale. In tanti per la prima volta. Da lunedì 21 giugno siamo in zona bianca. Il governo ha ufficializzato l'approdo della Toscana nella fascia di minimo rischio. Un dato scontato, secondo Gianni, sparisce il coprifuoco. I paesaggi di Paltrinieri, riapre le sue porte Villa Paolina con i dipinti del celebre artista innamorato di Viareggio e della Garfagnana. Quando l'arte si fa pop, arrivata in Piazza Duomo a Pietrasanta la banana blu di 8 metri di Giuseppe Veneziano, lo scultore provocatore che gioca con i simboli dell'arte e del potere. Cala il sipario sulla Serie D, sabato la 34esima ed ultima giornata del campionato più difficile di sempre. Seravezza e Real Forte in campo, ma ormai i giochi sono fatti. Ben ritrovati con l'informazione del TG Noi Versilia. In apertura agli effetti della pandemia sul campo sociale, economico, la povertà che cresce, aumentano le persone che si rivolgono agli sportelli della Caritas sul territorio della provincia di Lucca. Sentiamo insieme il servizio. L'annuale rapporto sulla povertà e le risorse nella diocesi di Lucca, dal titolo Svegliare l'Aurora, mette nero su bianco il disagio sperimentato da parti significative della popolazione durante il 2020, anno dello scoppio della pandemia. Dai dati presentati dall'arcivescovo Paolo Giulietti e dalla direttrice della Caritas diocesana Donatella Turri emerge la sensibile crescita del numero delle persone che si sono rivolte ai centri di ascolto della Caritas. Sono state oltre 2.000, il 7% in più rispetto al 2019. Ma soprattutto, ed è questo il dato interessante, è aumentato il numero di coloro che ai centri Caritas hanno portato non solo la propria richiesta individuale di aiuto, ma anche quella dei propri cari. Il 49% delle persone incontrate vive infatti in un contesto familiare. Tra i problemi rilevati maggiormente da chi si rivolge alla Caritas c'è quello del lavoro. Oltre il 55% delle persone dichiara di essere disoccupata e il 23% riferisce di avere un lavoro da cui ricava una retribuzione insufficiente a soddisfare i bisogni fondamentali del proprio nucleo familiare. Ed è cresciuto il numero delle persone che si sono rivolte per la prima volta nella loro vita ai centri Caritas. Sono state 583, oltre il 30% del totale. È questo il dato che mostra in maniera diretta l'impatto della crisi economica e sociale causata dalla pandemia. Ma innanzitutto diciamo che è un rapporto particolare, perché non è solamente un rapporto quantitativo. In questi giorni anche l'Istat ha tirato fuori le statistiche sulla crescita della povertà assoluta, sulle fasce più coinvolte, ma anche un rapporto che nasce dall'ascolto, cioè dall'incontro con le persone, per cui accanto agli elementi quantitativi c'è la comprensione di una situazione, alle volte di un contesto in cui le situazioni di povertà si manifestano. Quindi è molto prezioso, perché ci fa capire le tendenze che stanno accadendo, e in questo momento particolare si evidenzia che la pandemia ha sottolineato, aggravato tutta una serie di situazioni critiche a livello sociale, aumentando le diseguaglianze, andando a colpire alcune fasce particolarmente fragili. Allora è chiaro che questo rapporto dice: se vogliamo ripartire, alcune cose strutturalmente devono cambiare per quello che riguarda l'attenzione alle fasce più fragili del nostro territorio. Questi gli effetti sociali della pandemia, ma diamo uno sguardo alla situazione sanitaria legata al Covid. I numeri ancora in calo in tutta la Toscana, li vedete, 67 nuovi contagiati, un tasso dei positivi allo 0,4 e sono 11 in meno i ricoveri complessivi, 189, 5 in meno le terapie intensive, si registrano 3 decessi in tutta la Toscana. I numeri della provincia di Lucca vedono appena 5 contagiati, di questi 4 sono sulla Piana, nessuno in Valle del Serchio, uno solo in Versilia, ovvero a Massarosa. Ospedali quasi svuotati, il San Luca di Lucca è a 4 ricoveri Covid, 0 in terapia intensiva. All'ospedale Versilia si è scesi a 10 pazienti ricoverati, 0 in terapia intensiva, come vi avevamo anticipato proprio ieri quando è arrivata notizia. In questo contesto regionale arriva l'ufficialità di una Toscana in zona bianca, lo vedete anche su noitv.it.
www.lunedivento.it, dove ricordiamo anche le novità. A partire da lunedì 21 giugno, la principale novità del ritorno in zona bianca è soprattutto l'addio al coprifuoco, ma anche le altre restrizioni che spariscono. Rimane sostanzialmente solo l'obbligo di mascherina e il distanziamento sociale. Una decisione scontata, lo ha detto anche il presidente della regione, Eugenio Giani. Ascoltiamo. È un fatto naturale, ormai siamo da 21 giorni, dal 30 di maggio, in condizioni di zona bianca. Oggi la Toscana ha 67 contagi in un giorno, ieri ne aveva 60, siamo sostanzialmente a meno della metà del limite della zona bianca. Sono orgoglioso perché siamo arrivati con una capacità vaccinale che è ormai superiore alla maggioranza dei toscani che devono essere vaccinati. Abbiamo superato il 1.800.000 dosi e per una regione di 3.600.000 noi siamo anche oltre la metà rispetto a quelli che poi alla fine risulteranno vaccinati. E la situazione si presenta con un'organizzazione che è in grado ormai di rispondere a qualsiasi bisogno che la vaccinazione richiede. Non ci sono più le AstraZeneca se non per i richiami di coloro che over 80, over 60 lo devono avere? C'è problemi, facciamo con i Pfizer. In una lunga lista tragica di morti in questo oltre anno di pandemia vogliamo raccontarvi la storia di chi ce l'ha fatta, la storia di uno degli imprenditori più conosciuti in Versilia, Riccardo Corredi, che ha visto davvero la morte in faccia. L'ho raccontato ai nostri microfoni. È tornato a varcare quella soglia del negozio che era convinto di non rivedere più, così come i suoi cari. Riccardo Corredi può dirsi sopravvissuto al Covid dopo una battaglia difficilissima durata 50 giorni all'ospedale Versilia, la metà trascorso in terapia intensiva, lottando disperatamente tra la vita e la morte. Il vulcanico imprenditore toscano, versiliese d'adozione, re delle televendite, dopo l'odissea partita il 19 marzo è di nuovo al suo posto, seppur ancora in riabilitazione. Oggi la sua voce inconfondibile, ancora fioca ma in grande recupero, è diventata la testimonianza diretta delle ferite del coronavirus e dell'inferno che si vive nei reparti Covid. Sono stato intubato due volte, guardavo un orologio dove io contavo i miei secondi ad un'altra vita, la morte, perché con la maschera io respiravo male. Io ero consapevole che ormai non ce l'avrei fatta più, tant'è vero quando venne mio figlio, tutto vestito, che si vedeva solo gli occhi, l'ho riconosciuto dalla voce. Papà, ha detto il dottor Tacco, la Melai, Palmiero, che ce la fai, stai andando bene? Io ho detto, è l'ultima volta che sento mio figlio. Sono tornato naturalmente che non avevo la forza di mettermi né a sedere né in piedi, io ero un peso morto che mi gestivano. Poi con la riabilitazione adesso sto recuperando. Conosciuto in tutta la Toscana e in mezza Italia per le sue attività, al secolo Riccardo Porciani è anche membro del CDA della Fondazione Versiliana e il 24 luglio salirà sul palco del caffè, stavolta da ospite, per raccontare la sua esperienza. Su 9 persone che eravamo, 5 eravamo vivi, 4 morti, e ho visto purtroppo persone che non ce l'hanno fatta e questo ti fa capire che il Covid non è un'influenza. Non abbassare la guardia, ci sono le varianti, quindi mascherine, mani sempre pulite, la distanza, voletevi bene, perché il Covid è una brutta bestia. Il mio ringraziamento va dall'ospedale Versilia a questi medici che veramente salvano tante persone e purtroppo non tutte, ma grazie veramente a questi dottori, alla Madonna, perché è un miracolo. Cambiamo argomento adesso, andiamo alle 6 miglia sulle colline di Camaiore dove sono cominciati i lavori di riqualificazione dell'ex scuola di Valpromaro, intervento che riguarderà il rifacimento del tetto, l'adeguamento strutturale in funzione antisismica, prevista la tinteggiatura dello stabile, nuovi impianti di riscaldamento e caldaia. Al termine dei lavori l'ex scuola diventerà punto di riferimento e organizzativo per alcuni servizi indirizzati alle frazioni collinari del comprensorio delle 6 miglia. La cooperativa Il Girasole ha partecipato al progetto della regione, l'obiettivo è realizzare il progetto Disegno Comune con servizi per anziani, bambini, famiglie, il trasporto soprattutto delle persone nelle frazioni collinari e soddisfazione è stata espressa dall'assessore ai lavori pubblici Marcello Pierucci per questo risultato, l'inizio appunto dei lavori.
Andiamo adesso invece a Pietrasanta, in piazza Carducci, nella nuova piazza Carducci, abbattute le barriere architettoniche, grazie infatti ai due nuovi semafori sonori installati dal comune nell'ambito del lavoro di riqualificazione. Da oggi in sicurezza il passaggio pedonale, il doppio passaggio pedonale, anche per i non vedenti, che saranno avvisati del cambio di colore da un segnale acustico. Spariti i tasti a pressione e pulsanti, una scelta anche in chiave anti-Covid. Per attivare gli attraversamenti, gli utenti dovranno semplicemente sfiorare con il palmo della mano il display a sensori. Il pedone, il non vedente, prenoterà la fase di verde andando ad avvicinare la mano al pulsante. In sostanza, l'effetto rialzato delle strisce pedonali è altro elemento utile a guidare il pedone. La visualizzazione del conto alla rovescia avviene nei colori tradizionali verde, giallo e rosso, e poi appunto il segnale sonoro. Progressivamente adeguiamo tutti gli impianti semaforici presenti in città in questa versione più moderna e intuitiva, annunciata l'assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci. È lutto nel mondo della ristorazione. A Viareggio è stato trovato senza vita, nel suo locale in Darsena, uno dei locali più celebri, La Barca, Stefano Pistelli, 52 anni, morto a seguito di un malore. Sono stati purtroppo inutili i soccorsi. I sanitari sono intervenuti con un defibrillatore, ma ormai non c'era più niente da fare. Intervenuta un'ambulanza e l'automedica del 118. È morto probabilmente, secondo quanto ricostruito dai sanitari, circa 4 ore prima del ritrovamento all'interno del suo ristorante. Vi parliamo adesso invece di un'estate in Versilia, nel segno dell'arte. Questo ormai è una tradizione. A Villa Paolina a Viareggio è già inaugurata la mostra dedicata a Oreste Paltrinieri. Andiamo a vedere. Taglio del nastro a Villa Paolina a Viareggio per la mostra di Oreste Paltrinieri, dal titolo Pennelli e pannelli, i colori di casa. L'esposizione vanta tre patrocini: il comune di Viareggio, che ne è organizzatore, il comune di Camporgiano in Garfagnana e il comune di Verona, città natale dell'artista. In tutto 60 opere divise in 6 sale al piano nobile del palazzo, che ripercorrono la vita dell'artista, dai luoghi amati a quelli natali, Viareggio, Milano, Modena, Verona e infine Camporgiano. A Viareggio l'attenzione sul paesaggio, l'atmosfera è serena, troviamo il padule, le darsene, la figura umana. In Garfagnana il tema cambia, la luce diventa più cupa, il tema è il sociale e il mondo del lavoro. Paltrinieri è il pittore del colore, del vero. È il pittore che usava davvero i pennelli e disegnava su pannelli. Il colore di Paltrinieri è un colore spesso e soprattutto ritrae o paesaggi oppure scorci di paesaggi oppure scorci di città. Oggi inauguriamo una mostra che è, secondo me, suggestiva, dà un'impressione di essere di fronte a un pittore mondiale e non un pittore, come veniva definito, territoriale. La mostra, visitabile dal martedì alla domenica, dalle 18 alle 23, riapre di fatto le porte di Villa Paolina e la stagione degli eventi estivi. Una villa che si riapre alle città, accoglie le mostre, accoglie il premio Viareggio, è ricca di iniziative che arrivano fino al giardino. Quest'anno, per il quarto anno consecutivo, riapriamo con un'estate nel giardino di Paolina, tra musica, prosa e degustazioni. E poi un omaggio alla principessa. La principessa amava molto l'ortensia e quindi questa villa quest'estate sarà sommersa dai fiori che tanto amava Paolina Bonaparte. Doppio vernissage nel weekend a Pietrasanta, due mostre dell'estate, quella anticipata già da tanta curiosità è la mostra Blue Banana di Giuseppe Veneziano. La banana blu gigante di 8 metri, arrivata venerdì mattina a Piazza Duomo, si appresta ad essere il simbolo dell'estate artistica pop di Pietrasanta, punta di una mostra già discussa, pronta a essere soggetto preferito di fotografi e social network. Protagonista l'artista siciliano Giuseppe Veneziano, che torna a confrontarsi con la scultura monumentale. Fra i soggetti raffigurati anche un inedito Dante Alighieri, intento a scrivere la commedia su MacBook. Le opere, tutte realizzate nelle fonderie di Pietrasanta, sono allestite anche nella nuova piazza Carducci e sul pontile. Un'arte, quella di Veneziano, che spesso in passato è stata definita provocatoria. Questa mostra parla di rinascita. Vengono rappresentati dei simboli che hanno a che fare con l'Europa, col cuore pulsante dell'Europa.
utilizza un termine geopolitico che è la banana blu, che è proprio la rappresentazione, insomma, della megalopoli europea. E quindi l'idea che l'Europa possa rinascere, diciamo, da questo periodo di pandemia, anzi è una mostra che parla a tutti, che usa un linguaggio comprensibile. Io alla provocazione do un'eccezione positiva, l'idea che io possa provocare nello spettatore una reazione, lo ritengo un fatto positivo, non mi piace l'arte che ti lascia indifferente. Nella chiesa e nel chiostro di Sant'Agostino trova spazio invece l'altro evento artistico dell'estate, la collettiva di pittura contemporanea Italia New Brow, un progetto sviluppato da Ivan Quaroni a partire dalla partecipazione alla Biennale di Praga del 2009. Esposti oltre 60 lavori, opere su tela, carta e tavola e video installazioni, numerosi dei quali inediti. Le due mostre sono in vernissage a questo fine settimana. Facciamo una breve pausa, tra poco le notizie sportive del TG Noi Versilia. Ben ritrovati con la seconda parte, la pagina sportiva, il calcio in primo piano con la Serie D verso l'ultima giornata di un campionato davvero difficile. I giochi ormai però sono fatti sostanzialmente per le nostre squadre. Sentiamo. Si conclude con l'anticipo a sabato pomeriggio la stagione regolare della Serie D, che è stata condizionata dal coronavirus. Dopo queste ultime partite saranno in programma i play-off. Il Real Forte Querceta riceve il Progresso con l'intento di chiudere bene in casa il campionato dopo la sconfitta di mercoledì con il fanalino di coda correggese per 3-1 che aveva segnato il debutto in queste ultime due gare dell'allenatore della Juniores Vannoni. Il Seravezza è di scena Prato, che ha sconfitto l'Aglianese, che è stata scavalcata in classifica del Fiorenzuola, complicando sicuramente le cose ai Lanieri. Per i verdazzurri si tratta di una partita che non è semplice. Ultima gara di Walter Vangioni sulla panchina del Seravezza, che in questi giorni l'ha salutato come merita dopo 5 anni di permanenza. Il Ghiribiborgo ospita la Correggese, che pure retrocessa ha dato del filo da torcere a diversi avversari. Punti conquistati che in pratica non hanno evitato la retrocessione in eccellenza, ma sono serviti per salvare l'orgoglio. Per i ragazzi di Simone Venturi è stata comunque una stagione più che positiva in considerazione del Covid, che ha reso sicuramente il lavoro molto difficile per tutti. Del calcio al beach soccer con l'avventura degli azzurri, con la nazionale italiana che vince e rimonta sulla Francia, un esordio positivo 5-4 nella partita di apertura, il primo impegno dunque della nazionale, primo incontro di qualificazione all'Euro Beach Soccer League, doppietta del fuoriclasse viareggino Gabriele Gori, quasi 300 reti ormai in maglia azzurra. Vi racconteremo questa avventura appena agli inizi della nazionale, ancora una volta con una discreta delegazione di giocatori viareggini. Ma veniamo all'hockey su pista. Dopo la chiusura del campionato, lo scudetto assegnato all'Lodi, c'è ancora delusione in casa a Forte dei Marmi, che ha perso la finale. Sentiamo anche le parole di Xavi Rubio nel servizio. Il difensore del Forte dei Marmi con il vizio del gol, Xavi Rubio, sarà ancora uno dei punti di forza della squadra rosso-blu, che registra 3 partenze ma che arriveranno anche 3 sostituti dei giocatori che cambieranno maglia. Insieme con tutti gli altri della squadra è deluso per come è andata la finale numero 5 dello scudetto di quest'anno, che ha visto il successo del Lodi proprio davanti al loro pubblico. Sapevamo che era una gara durissima, venivamo da 2 partite perfette, serviva la terza. Penso siamo stati un po' sottotono, un po' sfortunati. Bisogna fare i complimenti a Lodi, questa sera sono stati più bravi. Bisogna imparare di tutte le partite e anche di queste. Avete fatto però una bella rimonta. Una bella rimonta, però non è servita. Serviva qualcosa in più, serviva qualcosa che oggi non è arrivato,
Dispiace per tutti i giocatori che vanno via, per tutta la società, perché ha fatto uno sforzo, per tutti i tifosi. Bisogna ripartire più forti di prima. E del successo dell'Lodi e della delusione in casa Fortore Marmi, anche di questo si è parlato nell'ultima puntata di stagione di Centropista. Nell'ultima puntata di Centropista abbiamo avuto ospite l'allenatore del Bassano Roberto Crudeli, centropista che ha chiuso la stagione con 45 ospiti collegati con noi tutte le settimane, alcuni di questi anche dall'estero, 35 le puntate di una trasmissione seguita molto non solo in Versilia ma anche in tutta Italia grazie alla possibilità di trasmetterla anche sul nostro sito. Roberto Crudeli è insieme a noi, ha fatto il punto su quella che è stata la finale di scudetto di questo campionato che ha visto protagonisti il Forte dei Marmi, sua ex squadra con la quale ha giocato e anche allenato, e il Lodi che ha scucito proprio ai rossoblù lo scudetto in questa gara 5 dopo che il Forte dei Marmi in svantaggio nella serie di 2-0 era riuscito a recuperare, come era riuscito anche al centro giovani calciatori 2 anni fa, ma nella storia nessuna di queste squadre che ha recuperato è riuscita mai a ribaltare e vincere per 3-2. Quest'anno non è che abbiamo fatto abbastanza bene, quest'anno non abbiamo fatto molto bene. Il problema è che quando ci prefiggiamo un obiettivo bisogna capire nello sport che non siamo soli a cercare di centrare l'obiettivo, magari come eravamo noi che inizialmente abbiamo detto cerchiamo di arrivare tra le prime quattro, ma cercare di arrivare nelle prime quattro c'erano quattro squadre che volevano arrivare nelle prime quattro, tutte a livello nostro o comunque vicinissimo a livello nostro, quindi non è che se poi arrivi sesto è grave oppure non hai centrato l'obiettivo, sicuramente se ci arrivi magari a 2 punti, a 3 punti, a 1 punto, quindi ci sono delle situazioni che vanno gestite bene, la società credo che durante l'annata la gestite bene, noi l'abbiamo gestite bene, infatti poi alla fine dell'anno siamo arrivati quarti facendo un risultato secondo me molto molto al di là delle aspettative, perché abbiamo eliminato il Trissino in casa loro e l'abbiamo eliminato in 2 partite secche, quindi questa è stata una cosa molto 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 buona. Facciamo una breve pausa, fra poco di nuovo insieme per la terza parte del TG Noi Versilia. Di nuovo insieme, ben ritrovati. Non ci sono aggiornamenti di cronaca, c'è il consueto spazio degli auguri. Questa sera gli auguri di buon compleanno vanno alla piccola Chloe di Viareggio. Un giorno particolare, compie 6 anni, per lei una dedica speciale alla sorella maggiore e migliore che c'è. Auguro tantissimi, auguri di buon compleanno. Un bacione grande dal tuo fratellino Chris, da mamma, papi, dalla cuginetta Rebecca e da tutti i parenti. E ci sono gli auguri di buon compleanno anche per Filippo Conti, grande Fili, tantissimi auguri per il tuo 9° compleanno, il babbo e la mamma ti vogliono tantissimo bene. Con gli auguri è tutto, chiudiamo qua questa edizione del TG Noi Versilia, vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona serata.